Senza Bellini squalificato, c'è una maglia dall'inizio per Zar come trequartista, mossa che non snatura il credo tattico di Firicano. E mediana e tre sono Poli, Nannini e Sacchini. Dietro prosegue la striscia da titolare di Dei. Lorenzoni ancora preferito a Milani, accanto al capitano Rossetti. Pianese priva del fosforo di Rinaldini. 4-3-2-1 con l'ex di turno Filippo Mugelli alle spalle di Couco. Subito passando alla cronaca, una possibile svolta per gli ospiti quando è in barriera sulla punizione di Grifoni. Vanni tocca il pallone con un braccio, è indicato il dischetto, dagli 11 metri si presenta Modic, strepitoso Cipriani a respingere sulla propria sinistra. Da parte opposta invece la Sangio è chirurgica sul pallone filtrante di Poli e deviato, Boix anticipa tutti, scivolata e piazza il pallone a fil di montante opposto per l'1-0 Valdarnese. Risposta poco convinta per gli Amiattini a metà frazione, cross di Lepri per Couco, girata sul fondo non certo efficace. Non fa meglio per il Marzocco, Poli dal limite dopo l'assist al rimorchio da sinistra, errore sia orizzontale che verticale come misura. Il ritmo resta però elevato come la soglia di attenzione difensiva del Marzocco nella frazione, Menga non risolve la mischia nell'area di casa spedendo alto. Nel finale del tempo però ecco la conquista del lancio da parte di Couco che poi gira nello specchio, Cipriani chiude la saracinesca. Secondo tempo su ritmi decisamente più blandi, la Pianese entra nel tabellino al quarto d'ora con Grifoni, il cui tiro cross sotto la traversa è smanacciato in corner dall'estremo di casa e proprio sugli sviluppi dell'angolo ancora prima intenzione di Grifoni, montante esterno colto dal centrocampista. Un minuto e Bosch approccia alla conclusione in campo aperto in modo decisamente difettoso, così ecco il pari della Pianese. Lepri infatti di potenza impegna a terra Cipriani, la respinta è corta, si avventa Couco in sacca l'1-1 sotto misura. Non è molto convinto Caprio al minuto numero 35 quando gira nello specchio la verticalizzazione di Sacchini e sembra quasi presagire quanto accade poco dopo. Sul corner nuovo di Modic, Simeoni incorna con perfetta scelta di tempo e completa il sorpasso come all'andata, 2-1. Sulle proteste per il mancato rigore concesso a seguito di atterramento in area senese di Rossetti, la gara si chiude con il successo bianconero. La Pianese prende la testa aspettando il recupero di mercoledì.